La seconda stagione della Sus Run con il nostro Sus incredibile all'interno di Shadow of the Erdtree, l'espansione incredibile di Elden Ring. Io sto registrando questo video calcolato il 20 luglio, esattamente a un mese esatto dall'uscita di questa espansione incredibile. Tutti se la sono giocata, tutti l'hanno platinata, tutti l'avranno fatta solo level 1 nudi, ma finalmente ci riesco a giocare anch'io incredibile, sono in full blind, non avete idea della fatica che è stato per me uscire da tutti i gruppi su Reddit e su Twitter e sugli altri social. Non so niente esattamente come la mia prima run su Elden Ring, ragazzi. Per me è fondamentale riuscire a portare la blind run più blind run che ho portato sul canale fino adesso, ok amici? E secondo i miei piani incredibili, con 2 ore di sonno a notte, ho programmato i video dal 20 luglio fino al 2 agosto. Se tutto procede bene, questo video incredibile, attenzione, dovrebbe essere il primo video del nuovo arco narrativo, che tuttora sono ancora indeciso su come chiamarlo, però ho una mezza idea di come chiamarlo. Ho registrato anche il finale dell'arco narrativo Summer incredibile. Quindi ragazzi, fino al 2 agosto dovreste essere coperti con i video incredibile. E questo sarà il primo video dell'arco narrativo nuovo, mamma mia. Per il resto ragazzi, concedetemi 2 paroline prima di buttarci in questa serie incredibile, che probabilmente sarà molto lunga ragazzi, ho questa sensazione. Steam mi dice che questo gioco sono circa 60 ore di gioco, e dato che lo voglio giocare abbastanza lento, cercando di godermelo non al massimo, oltre il massimo, probabilmente secondo me ci scapperanno più di 20 episodi. La butto così, la butto così. E per concludere questo discorso incredibile, voglio finire quel discorso che ho iniziato alcuni video fa sul perché appunto per me è così importante fare una blind run su Elden Ring così fatta bene, incredibile. Questo perché Elden Ring è sicuramente uno dei giochi From a cui sono legato di più, ma allo stesso tempo uno dei giochi From che mi sono goduto di meno. Quando uscì Elden Ring, io diciamo che non ero in un periodo felice della mia vita. È stato quel punto più basso, soprattutto l'anno che è uscito Elden Ring, che poi mi ha fatto risalire e mi ha fatto arrivare al godo, se vogliamo, al godoverse, alla palestra, a tante altre cose importantissime nella mia vita quotidiana ormai. In quel periodo lì, dato che ero molto giù di morale, io usavo Elden Ring non come ho fatto con Bloodborne, sai, con Sekiro, con Dark Souls 3, dove mi sono immedesimato al massimo nei giochi, perché sono giochi che ti danno tanto se ti immedesimi soprattutto tanto, ma l'ho usato nella maniera peggiore possibile, cioè lo usavo come valvola di sfogo. Se lo fate anche voi non c'è niente di male, però per come sono fatto io, se io ripenso a come ho giocato la mia prima run su Elden Ring, per carità, ci sono momenti simpatici, quando ho affrontato Maria per la prima volta, il momento di quando apri il portone di Sepolcride, quando arrivi alla capitale, sono ricordi che ho nel mio cuoricino godoso. Però ci sono anche tanti di quegli episodi, soprattutto come fare con le boss fight, con l'esplorazione che non mandava di fare, che mi hanno reso l'esperienza non bella come appunto altri giochi From. Adesso che sono in un periodo, ringraziando il godo migliore della mia vita, incredibile, e ho la possibilità di giocarlo bene e cercare di darvi la mia blind run più pura e felice e godosa e incredibile, ovviamente con me ci sarà sempre l'inimitabile Sus. Saluta Sus, ragazzi, come al solito Sus non saluta mai, però poi nello metto giù mi mozzica il dito, è dispettoso assai. Ok, il controller mi si era incastrato, stavo per farlo cadere per terra. Pensate a rompere il joystick adesso che devo registrare, sarebbe stato divertente, ragazzi. Continua. Ma quanto è bello il nuovo Sus, incredibile, ho perso il conto, quant'è? 4.0, incredibile, che in realtà, ripeto, non è che l'ho cambiato tanto, ho livellato tanto, ora vi spiegherò tutto, però di design ammetto che mi piace veramente tanto, perché ho farmato, come avete visto, il set dei piromanti, e c'è un po' di simbolismo sussiano, se vogliamo, perché ci ho fatto caso, l'immagine che usano questi piromanti assomiglia un po' a Sus. Guardate, è un faccione con un occhio grande e un naso Sus, un pochino assomiglia a Sus, quindi direi che è perfetto come set definitivo per il nostro Sus incredibile. Ovviamente vi saluta incredibile, vedete, lui è più bravo di questo Sus qua. Per il resto siamo a livello 161. Allora vi ridico quello che ho detto negli scorsi video, cioè il fatto che sono non basso di livello, secondo me oltre la bassezza di livello, ragazzi, troppo. Quando io ho giocato tutti i DLC della From ero con personaggi da 250 in su, se non al 300, e voi direte ok, ma eri New Game Plus, è vero, ma vi posso assicurare che il New Game dei DLC della From sono duri, 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 duri. Quindi io ve lo dico, prenderemo tanti calci nel culo, ragazzi, ne prenderemo veramente tanti, ma questo è il bello di Elden Ring, e cercherò di godermeli tutti questi calci nel culo, ragazzi. Per il resto, per carità, poi se dovessimo incontrare dei muri
incredibile, mi metto a farmare da Mog l'uccellino che cade da sotto e facciamo 10-20 livelli, ragazzi, non è quello il problema. Però se mettevo a farmare, come vi dicevo in altri video, arrivavo al 170-180, ragazzi, finiva che mi spoileravo il mondo e sto già oltre un mese da quando è uscito Elden Ring. Quindi queste sono le nostre statistiche. Poi ovviamente come arma useremo la lancia di Grandsax più 10. Avevo pensato di portare su la trivella Sus, che di fatto ce l'abbiamo, quindi magari in futuro potremmo usarla. Il problema è che questa affare è scala su forza, vedete, 27 a forza, e ha uno skilling un pochino Sus. Per carità, può essere pure che per la fine del DLC cambio arma, cambio build di Sus. Abbiamo ovviamente l'arco, che non l'ho potenziato perché effettivamente lo useremo veramente poco, giusto per dare un po' di fastidio a qualche nemico se lo vogliamo far avvicinare. Sigillo della comunione draconica più 10, un po' di frecce. Scudino, che gli ho levato il parry per adesso, così gli ho messo l'abilità della lancia, così possiamo lanciare lance. Coroncina, canon di Sus, la corazza ve l'ho fatta vedere. Poi gli ho messo due pezzi del set del crogiolo, così saliamo almeno al 50 di stabilità. Abbiamo favore dell'albero madre più 2, icona di Godfrey per aumentare il potere della lancia Sus. Questo qui che l'ho preso off camera, che ci aumenterà un po' la difesa, anche se secondo me gli schiaffi li prendiamo. E il talismano della tartaruga per avere un pochino più di vigore incredibile. Abbiamo la nostra tiche più 10, ho messo al massimo le ampole, le ho portate, se non sbaglio, al più 12 e ce ne abbiamo 14. Abbiamo al massimo, ovviamente, ragazzi, tante altre cose non le ho prese e le prenderò off camera a mano che andiamo avanti col DLC, ragazzi. Altrimenti, ripeto, passa troppo tempo e finisce che mi spoilero l'inferno e poi mi arrabbio. Non sono più salito su questo posto da quando abbiamo eliminato Mog, ragazzi. Quindi 3-2-1, vai! Sta per iniziare la nuova avventura del nostro Sus incredibile. State tranquilli che penso che Sus avrà qualcosa da dire prima di buttarci in questa espansione incredibile, ragazzi. Mamma mia, il viaggio di Sus verso le terre dell'ombra sta per partire. Ma prima di tutto, ovviamente, che poi in realtà forse ho fatto una cavolata, dovevo spawnare con quel falò lì che magari si resettava l'area, non lo so, vabbè. Però prima di tutto, una parola dal nostro Sus incredibile. Guardate questo volto coperto dall'oscurità, che è pure a tema per dove dobbiamo andare, perché questo volto incredibile sarà il volto di colui che conquisterà la terra d'ombra. Amesmero, come ti chiami? Preparati, perché quando arriverà Sus, prenderà la tua lancia Sus e se la metterà in mano. Suona un po' male, ma hai capito una cosa incredibile? E per il resto conquisteremo tutto, soprattutto vogliamo passare dove è passata Marika, incredibile, perché quelle terre d'ombra sono fortunate, cameraman, hai capito? E perché sono fortunate le terre d'ombra, Sus? Che domanda banale, Sus, è semplice, perché in quelle terre c'è passata Marika con i suoi piedini! Ricordatevi, ragazzi, la lingua batte dove il Sus vuole, quindi canon che a Sus piacciono quelle cose lì. Allora, attenzione, c'è il simbolo dorato che c'è di solito nella taverna, sì, la taverna, scusate, la tavola rotonda, quindi Sus, però non vedo nessuno. Tra l'altro nel trailer del DLC, che io ho visto solo il primo, ragazzi, non me lo so visto il trailer finale del DLC per non spoilerarmi l'inferno, c'era un misterioso NPC che camminava da qui, quindi ragazzi forse è nascosto da qualche parte. Eccolo! Oh, eccola, non so. Allora, ragazzi, mamma mia, ho i brividi, non vedo l'ora di iniziare, ragazzi, non avete idea. È stato faticosissimo non spoilerarmi niente, non avete idea, ragazzi. Allora, sta per partire ufficialmente la seconda stagione della Sus Rally, credete? Partiamo, ragazzi, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Ah, volendo possiamo toccare il braccio, ovviamente non lo faremo perché voglio capire questo personaggio, ragazzi. E mi sono appena reso conto di sapere già chi è questo personaggio, ragazzi. Non so se è uno spoiler, mi levo subito il sassolino dalla scarpa. E con il sassolino intendo che purtroppo credo di sapere chi è questo personaggio, ragazzi, perché purtroppo l'avevano pubblicato sulla pagina della From poco prima dell'uscita del DLC. Se non sbaglio dovrebbe essere una signorina molto attraente. Comunque, full blind, 3-2-1, vai! Parliamo con questa signorina. Il mio nome è Leda, che nome figo, anch'io come te sono giunta qui guidata dalla fede. Tocca il braccio a Vizzidi e anche tu verrai condotto altrove, va bene? Nel regno dell'ombra, la nuova dimora di Michela il Gentile. I miei compagni sono già lì. Ok. Ok, va bene. Potrei fare battute su Berserk, ma eviterò di farle perché non vorrei che Miyazaki avesse proprio messo mani in pasta. A parte che mi fa ridere il fatto che dica Michela il Gentile, e già solamente sentire la frase Michela il Gentile, per quanto io non sia il più grande esperto di lore, mi fa pensare che Michela sia il più grande villain della storia del The Ring, però magari mi sbaglio. Per quanto riguarda questa signoria, l'unica informazione Sus che mi viene da dire è che a quanto pare tutti sono venuti qui perché vogliono seguire appunto Michela. Gli altri sono già dentro, lei è rimasta fuori perché ci sta aspettando, sapeva che arrivavamo noi, non lo so, è incredibile. Però mi chiedo, Sus, vengono sempre dall'interregno? Deduco vengano tutti dall'interregno, compresa lei. Però, allora, parliamoci ancora.
Fabio. Io ti seguirò a breve, ci ritroveremo presto. Ah, ok, quindi lei voleva essere l'ultimo vagone del trenino, a quanto pare. Tocca il braccio avvizzito. Che poi io mi chiedo, scopriremo perché Mika l'ha ridotto così? Non lo sappiamo. 3, 2, 1, vai! Raggiungere il regno d'ombra. Sì! Dai! Mamma mia, su Stein, baby! Ah, niente cinematic, ma aspettavo una cinematic, non so perché. Ok. Mi sono appena ricordato che non mi sono messo la torcia. Cerchiamo di metterci la torcia perché ho solamente questa scrauso, però chissà quanti dungeon ci saranno. Allora, amici, quanto from questa cosa di vedere in alto un oggetto che sai che un giorno ci arriverà. Magari quello, ragazzi, è la fine del DLC. E quando ci arriveremo diremo: ah, guarda, siamo finiti, è il punto in cui abbiamo iniziato. Perché mi puzza di momento sepolcri de... Ragazzi, che spettacolo. Ho fatto la battuta a tempo sul momento sepolcri perché me lo immaginavo. È il momento sepolcri 2.0, ragazzi. Si vedeva ovviamente nel trailer. Dal vivo è maestoso, posso dirlo, è di una bellezza sconcertante. Adoro i veli di Marika, sono bellissimi. Quanto teneva nascosto questo posto è incredibile. No, ragazzi, i veli sono qualcosa di impressionante. Cioè, te lo buttano proprio così, prima area. Che facciamo? Come la sentinella dell'albero messa a inizio portone, mettete subito di quei golem che Mesmer piana dei sepolcri usava per distruggere la città, ragazzi. Non è un buon segno, ragazzi. Perché ovvio, c'è una parte di me che adesso si metterebbe ad affrontare quell'affare, ragazzi. Però non so se conviene. Mi viene in mente solamente che sono duri come le sentinelle robotiche, no? Che gli devi rompere le gambe, quindi deduco avranno qualche meccanica simile. Qui, ragazzi, c'è roba, eh? Possiamo andare destra, sinistra, sopra, sotto. Mamma mia, che spettacolo. L'unica cosa che non ho fatto, ragazzi, mi pento tantissimo, è non aver portato fede a 24 per poter usare l'evoluzione dei nostri incantesimi draconici. Ma io, furbo, ho preso questo qui che ce l'aumenta proprio di 5, ragazzi. Quindi se vogliamo usare gli elementi draconici 2.0, ci mettiamo questo e li possiamo usare, ragazzi. Però per adesso andiamo così. È anche il primo episodio, ragazzi. Allora, riposiamoci a questa grazia incredibile. Quindi la grazia è arrivata fino a qui. Non è vero che ci dovevano essere quei cosini dorati a forma di luna, ragazzi, che a quanto pare è la guida di Michela. Possiamo usare Torrent? Ok, possiamo usare Torrent. Ve lo dico sinceramente, c'è una parte di me che vorrebbe provare a affrontare qualcosa. Però sus, capito? Quindi non so, magari andiamo prima da questa parte? Con calma, io direi di partire da questa zona qui, proprio accanto alla grazia, che mi dà l'idea di luogo tranquillo, e ci morirò tipo 20 volte detta questa cosa. Frutto di Rada. Lei come si chiamava? Leda? No, ok, pensavo fosse lo stesso nome. È incommestibile per gli umani. Forse lo possiamo dare a Torrent? Non lo so. Vabbè, non vorrei mettermi a fare così per ogni nemico, ragazzi, perché altrimenti ci facciamo notte. Ah, ma non è un falco grosso, è un pennuto random. Ah, ok, scusate, ragazzi, pensavo fosse uno di quei cosi di gran tempesta. Forse ho iniziato dall'unica parte tranquilla del DLC, ragazzi. Ultime parole famose. Allora, qui sono queste tombe spettro. Qui c'è questa capretta sus che... Ok. Corno animale, ossa sottili, vabbè, ok, più o meno le stesse cose. Fungo bianco carnoso, vabbè, ok, queste sono tutte robe da crafting. Qui c'è una tomba sus. Quell'affare, prometto, ragazzi, lo affronteremo a sto punto nel prossimo episodio, perché vorrei cercare di iniziare il primo episodio in maniera tranquilla, ragazzi, perché quello mi dà l'idea che ci fa dei danni assurdi, perché l'avete visto, ragazzi, nel nodo di resina, ok, tutto crafting. L'avete visto nel trailer, ragazzi, quell'affare faceva degli attacchi assurdi. Quindi secondo me mena come un fabbro quel golem sus. E tra l'altro Leda non si sa che fine ha fatto, eh. Cioè, noi siamo entrati, lei è sparita. Wow. Allora, lì c'è un altro di quei golem. Lì c'è un'isola con una casa. E lì altre robe sus. Ok, ragazzi, io sto scendendo verso quest'area. Ovviamente il bello della blind run e di fare tutte queste cose sus, che non ho idea se questa è la strada che conviene, ragazzi. Magari conviene andare dritto e affrontare qualcosa. Però volevo iniziare in maniera tranquilla. Quest'area mi dava di tranquillo. Ragazzi, io avevo capito che era grosso questa espansione, ma non così grossa. Quella è un'altra area sus con un cadavere di drago gigante. E lì le montagne. Non penso che andremo, che figata la luna. Runny reference incredibile. Però non credo potremmo andare su quella montagna tipo Monte Gelmir. C'è un tizio. Ma scusami, è questo? Logur l'artiglio ferino. Oh, buono. Ok, amici. Signore. Ma pare Wolverine poi, scusami. Oh, ma che figo. Capisco che è uscito Wolverine e Deadpool. E questo vuole fare il cosplay di Wolverine, ragazzi. Allora, è il momento di fare tecnica sus in arrivo. Ok, cerchiamo di avvelenarlo subito, ragazzi. Cerchiamo. Ok, è il momento, vai. Decade un po' di marsescenza sus. Yeah. Ragazzi, non ha sentito niente. Ancora. Ok.
Ragazzi, Sus e Marcescenza è arrivato anche nel DLC. E adesso sono cavoli. Ok, fa un discreto danno, devo dire. Mamma mia, che toro che è. Ok, ok, ok. No, 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 amico mio. Ok, ragazzone è duro. Ah, e beve pure l'ubriacone. Ok, tremendamente aggressivo. Ah, ho beccato il tuo range, strombolo. Ecco, beccati un po' di luce, infame. Ragazzi, come primo nemico mi sta facendo usare, non dico tutte le risorse che ho, però quasi, quindi promette bene questo DLC. Caro ho distrutto un albero. Logur. Ciao, Logur. Artiglio ferino. Ragazzi, abbiamo battuto un cosplayer di Wolverine, Direi che non è male. Comunque è bello duro, Godo mio, aiutami tu. Allora, artiglio ferino, causa sanguinamento. Arma che riproduce gli artigli di un predatore carnivoro. Vabbè, un lupo probabilmente. Consente di sferrare fendenti di sovrumana ferocia. Imitazione delle tecniche esoteriche dei guerrieri della torre. Vabbè, questi proprio gente nuova. Chi usa quest'arma combatte come se fosse posseduto da un animale selvaggio. Wow. Wow. Vabbè, praticamente questa è una Bloodborne reference, ragazzi. Mi ricorda tantissimo le Beast Claw di Bloodborne. Figo. E mettono pure un botto di sanguinamento. Non male. Vabbè, nel trailer si era visto che ci sono pure le mosse che ti fanno fare Kung Fu, quindi ci sta che hanno messo pure questo. Fichissimo, però. Veramente bello. Ci dovrebbero essere una marea di armi, quindi va bene. Ragazzi. Ah, giusto, non abbiamo preso la mappa. E no, ragazzi, tocca andare dritti, allora. Allora, lì abbiamo eliminato soltanto Logan dei poveri. Allora, io vorrei andare a prendere la mappa. Eccola qua. Piana dei sepolcri. Ok. Ma sono nemici questi? Vabbè, sono i classici non morti random che ci stanno in tutti i Souls. Ok. Stavamo andando da questa parte. Qui c'è il Logan dei poveri. Qui c'è qualcosa, vedete? Quindi mi sa che andiamo da quella parte a sto punto. Comunque, i cavalieri della torre, quindi questi combattono in maniera così feroce. Spicy, ragazzi. Per carità, ragazzi, immaginavo facessero danno. Però non mi aspettavo un danno così elevato da un NPC nemico random. Mettiamola così. Ok, allora io vorrei andare da quella parte a sto punto. Qui ci sono dei cavalieri sus che dormono, ma palesemente fanno finta. Ok. Pietra forgiatura più 4. Ok, questi per adesso niente di assurdo. Corazza del soldato di Mesmer. Ah, ragazzi, meno male che ho portato Arcano a 20, Mo la leggiamo. Piro insetto nero. Ah, è un'altra farfalla. Allora tutta la teoria che si diceva sulla farfalla di fuoco, allora quella è per forza Melina. Allora, voglio un attimo leggere l'armatura, allora. Tra l'altro, ragazzi, questi episodi verranno un pochino più lunghi, ve lo dico subito, perché voglio giocarci tantissimo. Allora, armatura di Mesmer, dovevo liberare d'inventario e non l'ho fatto, ragazzi, non la troverò mai. Sebbene ritragga l'albero d'ombra, ok, la decorazione sul petto è incisa in oro, una magra consolazione perché è costretta ad andare in guerra senza grazia né onore. Attenzione, ragazzi, okay. Brucia emettendo sottili lingue di fuoco nero, sì, questa è la farfallina di Mesmer. Eh sì, vedi, qua mi dice che c'è tipo una mezza roccaforte. Una chiesetta. Allora, ragazzi, vedo male o quello è un cane che va a fuoco? Allora, cane, stai per subire l'ira divina. Ok, ringrazio il Godo che l'ho shottato. Carini i cani che hanno la fiamma di Mesmer, originale. Questi non combattono, eh? Vabbè, per adesso mi va bene così. Ma non combattono? Pietra forgiatura più 5, va bene. Per un attimo mi aspettavo una roba tipo le tombe che stanno in Elden Ring classico. Invece lì dentro c'è un tizio con una mazza, ragazzi, di quelle veramente grosse. E dato che però siamo nell'acqua, io direi che una bella lancia sussa, questo non gliela toglie nessuno. Ragazzi, ma quanto è forte Sus? L'abbiamo shottato. Ragazzi, la potenza di Sus. Gran martello di acciaio nero.
Allora, ragazzi, adesso mi vedete che faccio tutto il chat incredibile, ma arriverà quel momento in cui piangerò insieme a Sus per quello che mi accadrà. È una statua di Marika senza testa. Qualcuno mi dice che qui Marika ha Sus, eh? Allora, abbiamo trovato un martello gigante. Wow, arma usata dai cavalieri neri, ordine del servizio di Mesmer l'imperatore. Ok, quindi non sono gli stessi delle belve. Benedetto da un incantesimo della bramata, ulteriori infusioni sacre amplificano l'effetto, incrementando notevolmente la potenza dell'armamento. I contrattacchi in difesa causano un'esplosione sacra. Figo. Non sono fan dei martelli, però Sus questo. Vediamo un po' l'abilità. Ah vabbè, classica delle mazze. Vabbè ragazzi, l'avevano detto che sto DLC c'era una quantità di armi veramente assurde, quindi posso immaginare. Tra l'altro devo pulire assolutamente l'inventario, ragazzi. Per il prossimo episodio pulisco l'inventario. Se mi state chiedendo che fine ha fatto l'altra lancia, ragazzi, meglio che non vengo in dual in un posto che non conosco, quindi andiamoci con calma. A qui potevo evocare gente, ma io sono stato molto più furbo e l'ho eliminato da lontano. Chiesa della Consolazione. Ragazzi, per adesso devo dire GG, eh. Qui c'è un accampamento Sus. Qui c'è il tizio che abbiamo eliminato, che è un normale cavaliere col martellone. Benedizione dell'albero d'ombra. I frammenti dell'albero d'ombra sono indicati nel regno dell'ombra. Consuma i luoghi della grazia per rafforzare. Ah, ok, questi sono i famosi buff. Se tante volte trovi dei muri incredibili nel DLC, usi questo e a quanto pare diventi più forte. Io cercherò di non usarli, però nel frattempo li raccogliamo. Scheggia di albero d'ombra che racchiude un fulmine aureo, credo, ottenibile presso la chiesa di Marika e di altri luoghi del regno dell'ombra. Consuma i luoghi di grazia per rafforzare la tua benedizione e l'albero d'ombra. La benedizione dell'albero d'ombra rafforza le capacità offensive e difensive del chi la possiede, ma non ha effetto al di fuori del regno d'ombra. Ok. Credenza vuole che quando l'albero d'ombra inizierà a disgregarsi dall'interno, le sue schegge si spargeranno in tutto il regno dell'ombra. Il popolo dell'albero madre le raccoglierà per usarle in preghiera. Allora, io andrei da questa parte, ragazzi. Quello è un accampamento Sus, quindi vediamo quanto danno facciamo con le frecce ai cani. Ma voglio provare a affrontarne uno da vicino per vedere se hanno attacchi unici questi cani. Ah, ok, sono normalissimi cani. Ok. Sembrano tantissimo la versione in miniatura di quell'affare del segugio di fuoco di Bloodborne. Oh, è già la seconda Bloodborne reference. Che poi lo chiamo DLC, ma in realtà è un'espansione, ragazzi, perché è tipo 10.000 volte più grande. Allora, qui c'è una cascata Sus che non nasconde segreti, penso. Ok. Allora, io vorrei eliminare subito il trombettiere pazzo, incredibile, con una di quelle lance di fulmine, ragazzi, che proprio se la ricorderà per le prossime 8 incarnazioni. Ragazzi, sciottino, eh? Tanta roba. Ok. Ok, vabbè, è un accampamento proprio così, diciamo. Niente, ragazzi, questi sono proprio svogliati dalla vita. Vabbè, amico mio. Repostino. Pietra da forgiatura più 4. Va bene. Spirale di fuoco. Ok, materiali nuovi. Ok, vabbè, un po' di farfalline su. Vabbè, io pensavo fosse un accampamento gigantesco, ragazzi, invece non ci sta niente. Per lanciare serpenti di fuoco, fichissimo, sono i serpenti di Mesmer. Strumento di fuoco usato dai soldati di Mesmer. Consuma pia per lanciare un fascio di piccoli serpenti di fuoco che si dividono nel punto dell'impatto. Sebbene il fuoco fosse un simbolo della crociata, ne facevano uso anche i soldati semplici di Mesmer. Beh, carino, un consumabile Sus, va bene. Allora, volevo andare da questa parte. Ragazzi, io sto seguendo l'istinto di Sus, eh. Cioè, non so dove andremo da questa parte, ragazzi. Poi abbiamo tutta la parte centrale. Nel prossimo episodio andremo da questa parte che sembra che ci sta tipo una città. Ok, questo è il primo che ci attacca. Vabbè, niente di che, ok. Allora, ragazzi, c'è un item leggendario. Secondo me questi due si arrabbiano, ragazzi, eh. Lo sapevo. Beh. Allora, amici miei, fino a mo' siete stati tanto carini a dormire. Adesso vi è presa la smania di combattere col vostro Sus. Ok. Ok, va bene. Ok, scusa. Ok, ok, ok. Ecco perché dormivate, perché siete dei tori. Ok, via, 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 via. Mamma mia, ragazzi, non sottovalutiamo sti cosi. Meno male che l'equilibrio gli va via subito, eh. Benedizione di Marika. Balsamo speciale predetto da Marika, regina dell'albero madre. Rivista completamente i punti vita e cura. Creato da Marika per Smesmer. Non ne ha più prodotti altri. Wow, ce n'è uno in tutta l'espansione. Però è Sus che ce l'avesse un tizio random qui. Ok, ragazzi, come ho detto, abbiamo esplorato tutto da questa parte, eh? Allora, ragazzi, ho in mente come finire l'episodio. Proveremo a affrontare quel golem di fuoco. Dai, ci proviamo.
Però ragazzi, finirà male, ve lo dico, secondo me quello è un toro vero. Finire l'episodio provando a fare qualcosa di molto extreme, secondo me ci può stare. Poi andremo al prossimo episodio, probabilmente andremo da questa parte, perché vedo che c'è tipo un mezzo laghetto, qui ci sono robe, insomma ragazzi, qui c'è veramente da esplorare, ragazzi. Ripeto, vorrei andare ancora più calmo. Magari tanti di voi se lo sono mangiati in 2 giorni sto DLC, ragazzi, io cercherò di godermelo al massimo. Ah, quello è un uccellaccio sus. Vabbè, ma è lontanissimo quel coso, io pensavo fosse più vicino. È lontanissimo, sta tipo qua giù, ragazzi. Vabbè, no, allora lo facciamo la prossima volta. Rovine arse. Vabbè, vogliamo provare a esplorare le rovine arse? Ok, troveremo qualche segreto sus. Vogliamo evocare Tiga, ragazzi, che dite? Visto che sono tanti nemici, evochiamo Tiga, dai. Vai Tiga, dacci una mano. Vaso incrinato grande. Ok. Ok, Tiga ci segue. Ricordiamoci ragazzi, Tiga è best waifu, ricordiamolo sempre. Ok, altro oggettino viola. Trappolona? No, niente trappolona. Ricettario del sommo potentato 1. Va bene, ok. Buongiorno. No, non ci possiamo andare, va bene. Ok, ci stiamo avvicinando a qualcosa, c'è pure una grazia. Meno male ragazzi, perché ipotizzo quella grazia, ragazzi, sarà essenziale. Perché quella affare, secondo me, sarà un toro. Ragazzi, che... Ah, pure i cani d'ombra ci sono. Ok. Runa del regno dell'ombra. Che figata, ci stanno pure le rune uniche. Perché giustamente siamo da un'altra parte. Fichissimo questa cosa. A Tiga è già arrivato lassù, ma a Tiga, ragazzi, è troppo forte. Ok. 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 Mi aspettavo di trovare qualche segreto sus, però mi sa che qui è proprio un'area tranquilla. Eh sì, ragazzi, prossimo episodio proveremo a fare quell'affare. C'è proprio il falò lì, che ti fa proprio capire, ma vuoi proprio soffrire? Ok, qui c'è un portone sus. Ok, uno scheletro che vola. Oh, Tiga, mi raccomando, attacca chiunque qua dentro, eh. Ah, ok, che culo, pensavo un nemico, invece no, un scrigno. Lama della pietà. Aumenta la potenza d'attacco dopo ogni colpo critico. Beh, per le armi veloci è il massimo. Gli araldi del corno lo usano per porre fine alle sofferenze dei compatrioti. Dopo aver spezzato innumerevoli vite, questo pugnale è ormai inservibile, ma ha acquisito un'aura spettrale. Quindi puoi fare il backstab a uno e poi tipo avere il buff? Una cosa del genere? Whee! Ok, figo. Ok. Fungo rosso carnoso. Vabbè, ok. Tiga, oggi sei andata bene, ma secondo me prossimo episodio Tiga pure prende gli schiaffi, ve lo dico. Ragazzi, come primo episodio, secondo me, è tanta roba, ragazzi. Abbiamo trovato pure il falò sus. Andiamo a prendere il falò. E ci fermiamo qua allora, ragazzi. Ragazzi, quel coso non promette bene. Prossimo episodio proveremo ad affrontare quel coso, che secondo me sarà un toro, ma di quei tori biblici. E andremo avanti in questa espansione sus, ragazzi. Sus è carico, io sono carico. Che cosa con voi? E ci vediamo al prossimo episodio. Woo!